sì, perché ero molto incuriosito dal titolo. Si vede la nuova angolo, la transizione, energy mix sostenibile, e questa cosa mi aveva molto incuriosito, perché noi da tempo diciamo che questo settore, il settore dell'oil and gas offshore, ma anche quello su terra, si deve finalmente riconvertire, perché i piani energetici e le prospettive di sviluppo di qui al 2050 ci dicono che bisogna andare direttamente con forza verso le rinnovabili, quindi il settore dell'oil and gas si deve per forza trasformare velocemente. Purtroppo è stata una delusione, perché a parte qualche concept di una turbina eolica ancorata sul fondo marino e qualche greenwashing dello stand di Eni dove si dipinge un po' di verde ma non ci sono reali prospettive, per il resto il settore è un settore florido, pieno di aziende e di tecnologia, non sembra mostrare segni di riconversione. Ecco, noi quello che pensiamo è che invece questo settore debba pensare, la politica la debba aiutare a riconvertirsi in fretta e con forza, perché noi vogliamo salvaguardare i posti di lavoro, e i posti di lavoro si salvaguardano e si espandono spingendosi velocemente verso il settore delle rinnovabili e del risparmio energetico.